Toy Story. Mancano ancora due ore. È il compleanno di un bambino e nella sua cameretta ci sono i suoi giocattoli che, impauriti dal possibile arrivo in casa di nuovi giochi, parlano fra di loro e cercano di farsi coraggio. Sanno che quelli nuovi probabilmente prenderanno il loro posto, ormai vecchi e logori, nel cuore del piccolo. Ehi, che cosa c'è? Chiese di nuovo Pronto. Ehi, e io che cosa faccio? Infatti un pupazzo brutto e prepotente fa sì che Pino, il bambolotto di pezza, decida di scappare di casa, dopo aver capito di non essere più il preferito. Che Pino sia scomparso, l'hai detto tu stesso? Così. Durante la sua avventura conosce tanta gente, chi buona e chi cattiva, ma sente la nostalgia di casa. È deciso, tu resterai qui. Intanto i suoi compagni organizzano una spedizione per trovarlo. E alla fine tornano tutti a casa felici e contenti. Li stava già aspettando impaziente. Re Artù. L'anziano Merlino racconta una meravigliosa storia di un re, di una spada magica, di duelli e di amori. Senti, Artù, spero ti renda conto che stai per... Il re è Artù, la spada è Excalibur e l'amore è la bella Ginevra. Siamo nell'Inghilterra del Medioevo e Artù diventa re grazie all'intraprendenza del mago Merlino, il quale lo aiuta nelle sue peripezie e nelle sue conquiste. Sposa la principessa Ginevra e Merlino, come dono di nozze, gli regala un enorme tavolo rotondo. Lì il futuro consiglio, formato da coraggiosi cavalieri, deciderà le sorti del regno di Camelot. Coloro che saranno seduti intorno al tavolo avranno... Uno dei cavalieri sarà Parsifal, che con l'aiuto di Lancillotto e di Galahad avrà la fortuna di trovare e portare in patria dalla lontana Terra Santa il famoso Santo Graal, l'antica coppa nella quale, si dice, venne raccolto il sangue di Gesù. Atlantide. Antica Grecia. Petros, ragazzino intraprendente, trova sulla spiaggia una bottiglia con un messaggio. Ma sopra ci sono solo degli strani disegni. Che cos'è quel foglietto? Magari lo sapessi. L'ho trovato ieri. Pensiamo che sia la mappa di un... Il nonno, dopo alcune ricerche, capisce che si tratta della mappa per arrivare alla favolosa Atlantide. No, non è possibile! Ah, è molto più probabile che si trattasse di un libro! I due decidono di partire. E dopo lunghe peripezie, aiutato anche dagli animali marini, Petros fa la scoperta. Atlantide si trova in una meravigliosa città sommersa e i suoi abitanti sono rimasti volutamente isolati per centinaia di anni perché temevano che l'ingordigia della gente avrebbe distrutto la loro civiltà. La nostra città? Oh no! Ma è assurdo! È impossibile! Alla fine, dietro il giuramento di non rivelare a nessuno la sua scoperta, Petros torna a casa, felice dell'avventura che ha vissuto. Perseus. In Grecia nasce finalmente un erede al trono. Il vecchio re Acrisio, nonno del neonato, gli impone il nome di Perseus. Si faceva costantemente predire il futuro. Perseus è un figlio illustre. Infatti suo padre è niente di meno che il potente Zeus. Il veggente interrogato da Acrisio predice un futuro roseo al bimbo, pieno di avventure e atti eroici. L'unico neo è che l'anziano re morirà proprio per mano del nipote. Quando Perseo sarà ormai diventato adulto, tu sei destinato a lasciare questo triste mondo. Preso dal terrore, Acrisio mette Perseus e la madre in una cesta e li abbandona sulle acque del Fiemo nella speranza di liberarsene per sempre. Invece i due giungono sani e salvi a riva e nel nuovo paese cominciano una nuova vita. Le previsioni dell'indovino si avvereranno tutte e alla fine Perseus ucciderà il nonno, anche se involontariamente. Il coniglio Bunny. Philip e Anne, due coniglietti di Pasqua, dipingono con tutta la famiglia le uova di Pasqua. Dove andate di bello? Disse all'improvviso una voce. Un giorno, mentre vanno a trovare la zia Gertrude, incontrano un brutto ceffo che probabilmente sta covando brutte intenzioni. Disse il coniglio di Pasqua sconosciuto. Stiamo andando da nostra zia Gertrude, la più famosa decoratrice di uova del mondo. Da Gertrude! Esclamò il coniglio di Pasqua. Interessante, molto interessante. Stanno finendo le uova. Dai, Philip, corri al pollaio e prendine delle altre. Dopo aver combinato un sacco di guai, la zia manda Philip a prendere le uova nel pollaio, ma il coniglietto non fa ritorno. Essere bravi per delle ore era molto faticoso. Devi dire a quella matta di tua zia che se non avrò la collezione delle uova di Pasqua entro questa sera, non rimarrà. Anna dà l'allarme
e insieme al nonno Alfred riescono a ritrovare il fratellino preso in ostaggio dal malvivente, che in cambio voleva la collezione di uova di zia Gertrude. Il gatto con gli stivali. Tu, Carl, quale mio figlio maggiore? Il figlio più piccolo di un mugnaio riceve in eredità un gatto, mentre i suoi due fratelli, il mulino e l'asino. L'asino? Allora, e a te, Hans, non mi resta altro che lasciare in eredità il nostro gatto. D'altronde, sei il più giovane dei miei figli. Ma come sarebbe a dire? Dovrei riuscire a vivere grazie a un gatto. Scontento, il ragazzo vorrebbe liberarsi del felino, il quale però, oltre a essere un furbone, ha anche il dono della parola. E convince il suo padrone a concedergli alcune cose. In cambio, lo farà diventare ricco. Bene, adesso però ascoltami. Ti aiuterò, ma tu devi fare qualcosa per me. Oh là là, sei fantastic! Fantastic! Si può sapere come ci sei riuscito? Sì, più tardi. Così in effetti succede. E in breve tempo, grazie ai trucchi del gatto, il giovane si ritrova padrone di un castello, di campi e terre. E si sposa con la figlia del re. Natale nel paese dei balocchi. Mancano solamente 2 ore. Sospirò Pino il bambolotto di pezza. Oh sì, solamente 2 ore, sospirarono anche gli altri balocchi. Che cosa avete detto? Chiese il telefono che si chiamava pronto. Lui era un po' duro d'orecchi e per questo bisognava ripetere le cose 2 volte. Ci sono ancora 2 ore di tempo prima della consegna dei regali, spiegò il cuscino. Oh santo cielo, sospirò anche pronto. Solo 2 ore. Non fate tragedie, vi comportate come se fosse la fine del mondo. È soltanto Natale, disse Jumping Jack. Vieni, Roller, facciamo un altro giro. Non ho voglia, disse lo skateboard. Che cosa succede? Chiese pronto un'altra volta. Roller non vuole fare un giro con Jumping Jack, disse il cuscino. Ah, disse pronto. E tu? Che cos'hai, Pino? Almeno tu vuoi giocare con me? Lasciami in pace, disse Pino. Adesso guardatelo, questo cane bastonato, non puoi accettare il fatto di non essere più il giocattolo preferito. Hi-hi-hi-hi, lo schernì Jumping Jack. Game over, fischiettò Charlie Chip, il Game Boy. Che cosa intende dire? Chiese pronto. Game over vuol dire il gioco è finito, tradusse il cuscino. Charlie Chip questa volta ha ragione, confermò Jumping Jack. Per Pino è veramente game over. Fra poco finirà nella pattumiera. Adesso smettila di provocarlo, disse Coccolino. Sarà tutto diverso per noi dopo questa sera, non solo per Pino. Io non capisco. Diverso? In che senso diverso? È la notte di Natale. Verrà un giocattolo nuovo da noi, spiegò pazientemente Coccolino. Sì, e poi il bambino giocherà solamente con i suoi giocattoli nuovi e non più con noi, disse preoccupato Roll. Perché un nuovo giocattolo? Forse il bambino riceverà qualche cosa di completamente diverso. Un paio di scarpe nuove, un paio di pantaloni nuovi o qualche cosa di utile. Pose la questione il telefono. Ma va là, queste cose le riceve sempre dalla sua zia, che non ha mai idee. Dai suoi genitori riceverà sicuramente giocattoli, disse Jumping Jack. Ma perché? A noi? Lui non ha bisogno di giocattoli nuovi, dissero i blocchetti delle costruzioni. Giusto, ma soprattutto lui a me, disse Pino. Se ci penso bene, non credo proprio che lui possa voler bene al nuovo giocattolo, piuttosto che a me. Senza di me non riesce ad addormentarsi. Di questo ne sei convinto solo tu. Non ti guarderà più e la sua mamma ne approfitterà per gettarti via. Vuole farlo già da molto tempo. Tu sei sporco e poco igienico, dice sempre la mamma. Game over, fischiettò Charlie Chip. E così arrivò il momento. La campanellina suonò per la consegna dei regali.
balocchi si acquattarono silenziosi in soggiorno e aspettarono ansiosi. «Oh, mamma mia!» sospirarono i balocchi. «Quanti regali! Non saranno di sicuro solo vestiti! Il pacco più grande, quello con il fiocco, sembra proprio che sia un giocattolo!» Il bambino aprì proprio quel regalo per ultimo. C'era dentro una bambola bebè nuova di zecca. «Beh, quel coso è veramente brutto!» esclamò Roller. «Non potrà certamente voler bene a quella bambola!» si rallegrò Pino e sospirò alleggerito. «Non si può mai sapere, ma una cosa si sa di certo, quel coso lì ci darà parecchio fastidio», pronosticò il cuscino. Pronto, aveva tenuto sospesa la sua cornetta per non perdere neanche una parola. «Darci fastidio? Più ancora di Jumping Jack?» chiese stupito. In quel momento il nuovo giocattolo si mise a frignare. «Game over! Game over!» strillava così forte che persino Jumping Jack non ne poté più. Strisciò nella sua scatola lasciando fuori solamente gli occhi per vedere. Quando il ragazzo sedette a tavola per mangiare, i balocchi tornarono in camera. «Fuori pericolo!» disse Charlie Chip. «Questo piccolo mostro non potrà certo essere pericoloso per noi!» I suoi amici accennarono alleggeriti, furono di nuovo allegri e cominciarono a giocare. Pino aiutava i cubetti a trasformarsi in una bellissima torre. Appena ebbero terminato, entrò nella stanza il giocattolo nuovo. «Io sono Pampea, chi di voi è Pino?» strideva con la sua terribile voce da bebè. Tutti guardarono Pino. «Ah, sei tu! Da oggi in poi non sarai più il giocattolo preferito. Il bambino si occuperà solamente di me!» «Chiudi la bocca!» ribatté Jumping Jack. «Game over! Game over!» gridò Charlie Chip. «Ti sbagli con questo game over!» rise Pampa. «Ho appena cominciato!» e fece cadere la torre. «Ai, ai!» si lamentarono i blocchetti. «Questo stupido coso ha distrutto la mia torre!» urlò Pino. «Oie, ci sarà da ridere!» sospirò Coccolino. Roller cominciò ad arrabbiarsi. «Smettila subito di provocarci, altrimenti...» «Io sono un bebè e i bebè possono fare tutto quello che vogliono! Stai a vedere!» si intromise Pamper e ricominciò a strillare. In quel momento entrò nella stanza il bambino. Anche a Natale i bambini devono andare a letto. Sentì piangere il suo giocattolo nuovo. Lo prese subito in braccio. «Che cosa ti avevo detto?» rise Pamper trionfante. «Se fossi al tuo posto, me ne andrei prima di essere buttato fuori!» Senza neanche guardare il suo vecchio bambolotto preferito, il bambino prese Pamper con sé nel lettino. Pino pianse in silenzio. «Non mi ha neanche guardato. Da quando abito qui ho dormito ogni notte con lui. Ed ora...» Urlando si gettò tra le braccia del cuscino. I suoi amici volevano piangere insieme a lui, ma Coccolino pensò che fosse meglio consolarlo. «Ho un'idea!» disse Charlie Chip e propose di guardare nelle sue istruzioni per l'uso come si sconfigge un nemico. «Per questo non ci servono le istruzioni!» dissero i blocchetti. «Ci buttiamo sulla sua testa, tutti insieme!» «Se questo non è abbastanza, io lo schiaccerò!» aggiunse Roller. «Potrei tragliarlo a pezzi con la mia molla!» sogghignò entusiasta Jumping Jack. «Oppure lo strozziamo con il filo del mio telefono!» «Adesso finitela!» si arrabbiò Coccolino. «Siete impazziti! Domani mattina presto parleremo con Pamper. Sarà ragionevole!» I balocchi guardarono scettici. «D'accordo!» brontolò Jumping Jack. Anche Pino non era molto convinto. I suoi amici potevano dire e fare qualsiasi cosa, ma le lacrime continuavano a scendere. I balocchi si erano stancati a forza di consolare e uno alla volta si addormentarono. Solamente Pino rimane sveglio. Si sentì abbandonato da tutti. «Il bebè ha ragione», sussurrò Pino. «Nessuno mi vuole più. Io do solo fastidio qui. Tutti vorrebbero che io non ci fossi più.»
Pino decise di scappare e non ritornare mai, mai più. Fuori tutto quanto era coperto da un sottile strato di neve. Pino fu il primo a lasciare le impronte sulla neve. Staremo a vedere che cosa faranno senza di me, pensò ad alta voce. Anche il bambino si renderà conto che cosa vuol dire andare a letto con una cosa così brutta. Quegli strilli lo renderanno presto nervoso. E allora non ci sarà più Pino quando lui non riuscirà ad addormentarsi ed avrà paura del buio. Con questi pensieri e facendosi coraggio, non badò alla strada e si addentrò sempre più nella città. Ad un certo punto scivolò e cadde sul naso. Ai ai, che imprudenza lasciare in giro le bucce di banana, si arrabbiò. I bidoni della spazzatura ridevano a crepapelle. Guarda, Moonf, sghignazzò Manf. Credo che sia venuto nel posto giusto, così com'è ridotto. Dovrebbe essere nella spazzatura già da tempo. Ce lo prendiamo? Chiese Moonf. Pino guardò spaventato. Smettetela, io non vi ho fatto niente. Il lampione si piegò curioso per vedere quello che stava succedendo. Lo prendi tu o lo prendo io? Chiese Manf a suo fratello. Mi dispiace tanto, sarai felice di prenderlo, ma io contengo solo materiali riciclabili e questo di sicuro non è riciclabile. Ti appartiene, sorellina, disse Manf. Allora vieni da me, piccoletto, salta dentro e poi verrai bruciato con tutta la spazzatura. Non fare storie, è molto accogliente qui dentro, lo attirava Manf. C'è un profumino! I bidoni della spazzatura ridevano e sbattevano i loro coperchi. Pino rimase bloccato dalla paura, sentendo i bidoni parlare così. E adesso si avvicinavano anche i ratti e pensavano se giocare con lui, al gatto e il topo, o se morsicarlo subito. Il lampione ebbe compassione del povero Pino. «Scappa, piccoletto, veloce prima che i ratti ti mordano!» esclamò. Pino si riprese dallo spavento e scappò via a gambe levate. Dal grande spavento si dimenticò di prendere lo zainetto e perse la sciarpa morbida che gli teneva a caldo. Finalmente arrivò in un quartiere più tranquillo. Si sentiva come a casa sua. Pino guardava con nostalgia le finestre illuminate. Si immaginò come il bebè fosse felice e sicuro tra le braccia del bambino, mentre lui doveva dormire per terra. «No», sussurrò fra sé e sé. «È giusto che io me ne sia andato. Forse troverò un bambino che mi vorrà bene veramente, solamente a me». Nello stesso istante vide un pupazzo di neve in un giardino. «Qui abiterà sicuramente un bambino», disse allegro. «Chi potrebbe costruire altrimenti un pupazzo di neve?» Pino scavalcò lo steccato. Prima di arrivare alla casa doveva passare davanti alla cuccia di un cane. «Lui sì che è fortunato», pensò Pino. «Starà sognando sicuramente qualche cosa di bello». Pino aveva ragione. Il cane stava sognando di inseguire un ladro. Era un uomo gigante, vestito di nero, e Cerbero lo morsicava ad una gamba. Il ladro lasciò cadere la refurtiva per il dolore e la paura. Come ricompensa per il suo coraggio, Cerbero ricevette dalla sindachessa una bellissima medaglia. Mentre stava per prendere la medaglia, sentì uno strano odore sotto il naso. Cerbero credette che il ladro fosse ritornato e, visto che era già riuscito a prenderlo una volta, ci riprovò una seconda volta. Saltò addosso al povero Pino e sembrava che il cane diventasse sempre più grande. Pino era terrorizzato. Via di qui, senza neanche voltarsi indietro, corse via più velocemente possibile. Oh,
Oh, santo cielo, dove sono capitato? Piagnucolò, guardandosi intorno. Tutti avevano ragione. Il mio posto è nella spazzatura. Voglio andare a casa, voglio ritornare da Coccolino, da Pronto, da Rolla, da Charlie Chip e da Jumping Jack. Ma anche volendo non sapeva più la strada per ritornare a casa. Disperato si lasciò cadere su un vecchio e abbandonato divano. Sarebbe stato meglio rimanere a casa anche se il bambino non mi vuole più bene come prima. Perlomeno gli altri mi vogliono bene. Piangendo si addormentò lentamente. Il giorno dopo, i balocchi si strofinarono gli occhi addormentati. Gli svegliò un rumore insolito. Ah, sì, era Natale ed era arrivato un giocattolo nuovo. Rumorosissimo! Non puoi stare zitto almeno al mattino presto? Disse Roll piuttosto seccato. Mi sembra che lui non abbia ancora capito. I bebè possono piangere quando vogliono, rise Pump. Tu non piangi, urli, si lamentò Pronto. Sei riuscito a svegliare anche me, che sono quasi sordo. Ma dov'è Pino? Chiese improvvisamente Coccolino. Tutti si guardarono intorno. Quando sto male preferisco ritirarmi nella mia scatola e chiudere il coperchio, disse Jumping Jack. Forse Pino si è nascosto sotto il letto. Roller guardò sotto il letto. Qui non c'è. Ehi, voi laggiù, per caso Pino è con voi nella scatola? Chiese Jumping Jack ai blocchetti. No, qui, da noi non c'è, risposero. Non c'è più il suo zainetto, disse Charlie Chip spaventato. Oh no, credo che sia scappato. Si prenderà un raffreddore con questo tempo e inoltre non conosce nessuno là fuori, constatò Coccolino preoccupato. Con calma, disse Jumping Jack. Forse si è nascosto solo per farci preoccupare. Meglio aspettare ancora un po'. Ma aspettare era più difficile di quello che i balocchi potessero immaginare. E inoltre Pumper non smetteva di innervosirli. Uno si perse chissà dove, ne rimasero solo 9 piccoli balocchi che... Adesso stai zitto, piccolo rompiscatole! Coccolino aggredì Pumper arrabbiato, e i cuscini si arrabbiano molto raramente. Ne ho abbastanza, disse Roller finalmente. Non posso più stare qui senza fare niente, io vado a cercare Pino. Sì, hai ragione, dobbiamo andare a cercarlo, affermarono tutti gli altri. Ehi, Charlie Chip, tu sai come seguire le tracce. Hai esperienza in questo campo e infatti di avventura. Tu sarai la nostra guida, disse Jumping Jack. Charlie Chip si sentì lusingato. Finalmente poteva mostrare agli altri quello che c'era nascosto dentro di lui. Certamente, disse entusiasma. Conosco bene tutti i pericoli che potremo incontrare lungo la strada e tutti i trucchi per poterci salvare in caso di situazioni pericolose, intervenne Charlie Chip. Allora d'accordo, disse Coccolino. Andate, io rimango qui, nel caso che Pino dovesse ricomparire. Ma Pronto deve venire con voi, così possiamo rimanere costantemente in contatto. E io che cosa devo fare? Chiese Pumper. Tu rimani qui, dissero tutti all'unisolo. Rinunciamo volentieri ai tuoi strilli. E inoltre sarai contento che Pino sia sparito, tu stesso lo avevi detto. Ma se ve ne andate rimarrà tutto solo e non avrò nessuno con cui giocare, si lamentò Pumper. Vuoi dire che non avrai più nessuno da far arrabbiare? Niente da fare, tu rimani qui, chiarì Roller. Pumper cominciò a strillare, ma i balocchi lo ignorarono semplicemente. Cuscino accompagnò i suoi amici alla porta di casa. Non si vede nessuna traccia, disse Roller. Dove dobbiamo cominciare a cercare? Quando si scappa normalmente si corre sempre avanti diritti, sostenne Charlie Chip. Allora così faremo anche noi. Fate attenzione, gli gridò Coccolino mentre stavano per mettersi in marcia. Thank you.
Charlie Chip aveva ragione. Ben presto arrivarono dai bidoni della spazzatura. Sapranno qualche cosa? Chiese Jumping Jack agli altri. Nei miei giochi si deve sempre chiedere, disse Charlie Chip. Dobbiamo raccogliere più informazioni possibile. Strano, uno è caduto, osservò Pronto. Chiediamo ugualmente, disse Jumping Jack. Ehi voi, avete visto Pino per caso? Pino? E chi dovrebbe essere questo Pino? Chiese Mamma. Beh, una specie di bambolotto di pezza piuttosto consumato. Forse con un berrettino a righe? Sì, esattamente, esclamarono i balocchi tutti agitati. Lo abbiamo trovato, questo ci fa guadagnare 867 punti, esclamò felice Charlie Chip. Pino, Pino, si chiama così, risero i bidoni della spazzatura. Se non fossi già caduto una volta questa notte per le risate, cadrei adesso. Lo cercano davvero. Mumph si teneva la pancia dalle risate. Smettetela e diteci piuttosto dove è andato, si arrabbiò Jumping Jack, che stava per perdere la pazienza. Ma i bidoni continuarono a ridere. Quando incominciano non riescono più a smetterla, sogghignò un ratto che osservava la scena. Ma tu sai forse dove è andato Pin? Chiese Roller. Non ho idea, disse il ratto. Veramente non ho la più pallida idea. È scappato via. Senza speranza, i balocchi si guardarono tra di loro. Allora, chiese Pronto, dobbiamo vagliare tutte le possibilità, disse Charlie Chip. Allora dobbiamo andare a destra, a sinistra e poi diritti. Cominciamo da destra, disse Roller, perché a lui piacevano le curve. I balocchi decisero di andare a destra, ma Pino non c'era. Dopo andarono a sinistra. Anche qui non c'era ombra di Pino. Mentre i balocchi continuavano a cercare, stancandosi sempre più, Pino lentamente si svegliò. Oh, santo cielo! Che cos'è questo mucchietto di stracci? Sentì qualcuno che brontolava. Pino guardò spaventato. Veramente questa è la mia abitazione. Non è educazione passare la notte in casa d'altri senza bussare alla porta e chiedere con permesso. Si arrabbiò il nano del giardino. Pino si rimise a piangere. Su, via, non piangere. Posso immaginarmi che cosa ti è successo? Sei stato gettato via dal tuo proprietario e ora non sai dove andare. Ogni anno a Natale è la stessa storia. Pino annuì. Avanti, racconta, vedrai, dopo ti sentirai meglio, disse il nano del giardino. Pino raccontò dei suoi amici, di Natale e del nuovo giocattolo. Oh, questa sì che è una brutta storia, sospirò Michelino. Ti capisco bene, anche il mio proprietario mi ha gettato via, ma poi ha trovato casa qui nel deposito delle cose vecchie. Non si sta male, sai? Vieni, ti faccio vedere, se ti piace puoi rimanere con me. Lentamente Pino smise di singhiozzare e seguì Michelino. A parte la tristezza, Pino trovava la cosa molto eccitante. Ma abitare qui, per sempre, questo proprio non riusciva ad immaginarlo. Per te potrà anche andare bene, disse a Michelino. Sei abituato a vivere all'aria aperta, ma io... Allora non saprei neanch'io, disse Michelino. Triste, Pino si appoggiò ad una vecchia automobile. Non perdere le speranze. Dobbiamo pensare come trovare un'abitazione per te. Ora mi faccio venire un'idea. Michelino provò a fargli coraggio. Nel frattempo gli amici di Pino si stavano disperando. Ormai avevano cercato in tutto il quartiere senza riuscire a trovare Pino. Game over, disse Charlie Chip rassegnato. Che cosa vuol dire game over? Chiese Roller. Abbiamo perso, game over, il gioco è finito, fine, chiuso, punti zero. Io telefono a casa, disse Pronto. Forse si è solamente nascosto e Coccolino lo ha trovato. Il telefono fece il numero. Lo avete trovato? Chiese agitato Coccolino dall'altra parte del filo. No, ma la tua domanda significa che non è anche con te. No, rispose triste Coccolino, non c'è. Oh no, disse Pronto. Che cosa volete fare adesso? Chiese Coccolino. Se, dobbiamo terminare le ricerche, fra poco sarà buio, disse Charlie Chip. Allora non l'hanno trovato? Chiese Pampa. Coccolino scuoteva la testa. E adesso volete dare la colpa a me? Il cuscino sollevò le spalle senza dare risposta. I balocchi salirono per l'ultima volta sullo skateboard e si avviarono tristi per tornare a casa.
Ehi, voi! Richiamò un ratto. Voi siete i tipi che stanno cercando quello strano mucchietto di stracci. Che cosa ne sai tu? Chiese Jumping Jack, sfiduciato. Ho dei parenti che abitano vicino ai bidoni della spazzatura, disse il ratto. E allora, disse Roller, anche loro non sapevano niente. Ma io so, e anche voi lo sapreste se aveste tenuto gli occhi aperti. I balocchi guardarono stupiti. Hanno un telefono, non riescono a sentire, si stupì il ratto. Ha ragione, riesco a sentirlo, Pino, urlava forte Jumping Jack, eccitato. Se non mi sbaglio, qualcuno ti chiama, disse Michelino. Me? Chiese Pino. Non può essere, chi può avermi chiamato? Pino, Pino, chiamavano ora anche Roller e Charlie Chip. Adesso lo sentì anche Pino. Saltò in piedi e si mise a correre dietro l'angolo. Jumping Jack, Roller, pronto, Charlie Chip, che cosa fate qui? Ah, che piacere rivedervi. Non metterti a piagnucolare di nuovo, disse Michelino commosso. Dalla gioia di aver ritrovato Pino, Roller saltava per aria. Tutti si rotolarono per terra dalla felicità. Abiti qui adesso? Chiese Charlie Chip. Non è male, disse Jumping Jack, che aveva tirato fuori la testa dalla scatola per poter vedere meglio. Potevi anche andare peggio. Vuoi dire che devo rimanere qui? Non volete che ritorni a casa con voi? Chiese Pino spaventato. Ma certamente, se lo desideri, disse Skateboard. Se mi volete ancora. Ma certo, si rallegrarono i balocchi, per questo ti abbiamo cercato dappertutto. Come facciamo con Pamper? Chiese Pronto. Gli do un pugno sul muso e se si mette a frignare di nuovo o se dà fastidio a Pino, promise Jumping Jack. Avete ragione, difendetevi, non lasciatevi trattare così, disse Michelino. Mi dispiace che tu te ne vada, Pino. E va bene, Natale non è ancora finito e forse passerà di qui un altro giocattolo che è stato gettato via. Buona fortuna. Stiamo arrivando, lo abbiamo trovato, Pronto informò Coccolino per telefono. Pino si sedette con gli altri sullo skateboard e insieme partirono. Coccolino stava aspettando sulla porta di casa. Felice prese Pino fra le braccia. Prudente arrivò anche Pamper. «Ehi, Pino!» disse stranamente sottovoce Pamper. «Lascia in pace, Pino!» si intromise aggressivo Jumping Jack. «Sapete!» disse Pino timidamente. «Non è proprio colpa di Pamper se il bambino lo porta a letto con sé. Devo accettare il fatto che lui voglia bene anche a qualcun altro». Ma, aggiunse e guardò Pamper maligno, il prossimo anno verrà ancora Natale e arriverà un giocattolo nuovo. Vedrai.